Ben ritrovati, nuovo appuntamento con l'informazione del telegiornale di TV City. È ancora stallo per la giunta comunale di Torre del Greco, ancora senza assessori. Abbiamo fatto il punto della situazione con rappresentanti di maggioranza e opposizione. Intanto però i cittadini soffrono per la crisi economica, ai nostri microfoni la loro preoccupazione. Passiamo ora alla cronaca con la Guardia di Finanza che ha smascherato alcuni imprenditori napoletani che hanno evaso il fisco per anni, in particolare riuscendo a non pagare l'IVA. Consueto appuntamento con l'emergenza Covid nel Vesuviano, purtroppo un nuovo morto a Torre del Greco nella giornata di ieri, ma continuano ad aumentare i guariti. E in conclusione la scuola con il TAR che boccia l'ordinanza di De Luca. Torneranno in classe tutte le sezioni delle scuole elementari. Questo e molto altro nei nostri servizi. Due settimane sono passate da quando il sindaco di Torre del Greco, Giovanni Palumba, ha azzerato la giunta comunale. Ad oggi la città è ancora senza esecutivo. Con le nostre telecamere siamo andati nei corridoi di Palazzo Baronale per fare il punto della situazione con rappresentanti di maggioranza e opposizione. Da 2 settimane dall'azzeramento della giunta, Torre del Greco è ancora senza esecutivo. I cittadini sono preoccupati. Cosa sta succedendo? Come si sta procedendo? Beh, c'è un confronto serrato tra una parte della maggioranza che oggi si è riunita sotto la bandiera della federazione o confederazione, che riunisce ad oggi 7 consiglieri di maggioranza, e dall'altra parte ci sono altri gruppi politici, gruppi consiliari, che costituivano la maggioranza, che dico costituivano perché ad oggi con l'azzeramento della giunta ovviamente è tutto sul tappeto, che si stanno confrontando gli uni con gli altri per trovare una soluzione che possa essere quella accettabile sotto un profilo politico, sempre funzionale ad un percorso amministrativo che comunque deve avere un'accelerata, a prescindere dalle soluzioni che poi dopo saranno percorse o meno. L'obiettivo della federazione innanzitutto è il bene della città, quindi già siamo da troppo tempo nel limbo, quindi sarebbe opportuno prendere immediatamente, anzi già è tardi, precauzioni e dare un risultato alla città. Considerato il momento particolare, non si può più stare nel limbo e quindi bisogna trovare una soluzione immediata. La soluzione immediata è innanzitutto risolvere i problemi che ci attanagliano giorno per giorno. Non è stato semplice, non è semplice e sicuramente non sarà semplice. Quindi il nostro obiettivo è quello di dare risposta alla città, che finora sono state poche le risposte e le soddisfazioni, e poi risolvere immediatamente quelli che sono i problemi fondamentali. Perché è così difficile addivenire a una soluzione? Noi della federazione abbiamo proposto figure professionali. Ora dobbiamo soltanto avere riscontro da parte dei dirigenti. Però ripeto, non basta soltanto l'assessore di spicco, non basta soltanto la figura professionale, ma il buon lavoro viene fatto soprattutto dai dirigenti. Quindi il risultato in città è un risultato che devono partorire i dirigenti. Questa situazione sta diventando sempre più paradossale perché quasi non si riesce nemmeno a comprendere i motivi della crisi, ed è solo l'ennesima conferma di quanto questa maggioranza sia ai minimi termini e il rischio sempre più concreto che si trovi una quadra al ribasso con la paura e lo spettro di un semestre bianco in avvicinamento per la nostra città è un pericolo, soprattutto alla luce della crisi sociale ed economica post-Covid che questa città non si può permettere. Da cosa dipende questa situazione di stallo? Le motivazioni vere delle difficoltà non sono quelle che ha dichiarato il sindaco di azzerare la giunta per poter alzare il livello qualitativo dell'esecutivo, ma è chiaro che nascondeva delle frizioni all'interno della maggioranza, le cui motivazioni potrebbero essere immaginate, ma le vere ragioni le conoscono solo loro. Forse si è arrivati anche al punto che ora è solo un braccio di ferro senza neanche più aver ben chiaro quali sono le motivazioni iniziali.
Qual è una via di uscita? Abbiamo proposto che il sindaco facesse una giunta tecnica giusto per approvare un bilancio tecnico ed andare alle elezioni già in primavera. Noi siamo pronti a dire al sindaco stacca la spina, perché il momento è così cruciale, soprattutto in questa pandemia che stiamo vivendo. Non possiamo lasciare le persone così in balia del niente. Aria di crisi nella città di Torre del Greco. Secondo i cittadini torresi non sarebbe stata però la pandemia a generare ristrettezze. La comparsa del Covid-19, dichiarano, avrebbe solamente contribuito ad aggravare una situazione economica già precaria. Si respira aria di crisi? Abbastanza, abbastanza. Specialmente chi ha perso il lavoro. Qualcuno che veramente già lavorava, però adesso con il lavoro nero sono tornati a casa e quindi ci sono persone che veramente sono in difficoltà. Secondo lei quali sono i settori più penalizzati qui a Torre? La ristorazione abbastanza, e i libri professionisti tipo coralli, bigiotteria, queste cose. È tempo di saldi, secondo lei le persone stanno acquistando nei negozi? Molto poco, perché ho detto parecchie persone, un po' con la crisi a Torre per la Deliule, ma non abbiamo soldi e pensionati che vivono ancora con minime pensioni. Non è più l'area di una volta, sia durante le feste che dopo le feste. Ovviamente ne soffrono i commercianti e si vedono anche un po' dalle sere cinesche chiuse, quindi sì, direi di sì. Secondo lei quali sono i settori più penalizzati? Vabbè, io ho una partita IVA, quindi so che cosa significa, però questo non è per una questione di crisi di adesso, è una questione di partite IVA, cioè nel senso che spesso non vengono aiutate, sono sole, ed è un problema già prima della crisi, quindi figuriamoci adesso. Tempo di saldi, secondo lei le persone stanno acquistando nei negozi beni di seconda necessità? Probabilmente chi può sì, il problema è che non avendo eventi, non potendo andare a mangiare, non potendo andare in un ristorante, una festa o con gli amici, uscire, lì frena se parliamo di abbigliamento eccetera. Se invece probabilmente parliamo di accessori per casa, per stare meglio a casa, allora forse sì, forse l'elettronica, ma a livello in generale penso che la gente non spenda, insomma, perché effettivamente non vive. Non ci sta lavoro, non c'è niente, è una cosa, è atavica. Il sud, il mezzogiorno, purtroppo è destinato a soffrire perché non c'è lavoro, non c'è una classe dirigente politica che si muove in tal senso, purtroppo ci sta al comune, lo dico apertamente, sono anche incompetenti, può darsi avranno i bastoni fra le ruote, ma indipendentemente non c'è di base la politica. Fare politica significa mettersi a servizio dei cittadini, se no iadaven. Secondo lei quali sono stati i settori più colpiti dalla pandemia? Torre del Greco vive di mare e tutte quelle attività legate al mare, tipo corallo, oreficeria, quindi ha vissuto sempre di questo, di mare e di queste attività qui. E quindi sono queste attività che stanno subendo, soprattutto i marittimi che non trovano lavoro, indipendentemente dal Covid già era nell'aria, perché il doppio registro ha fatto sì che gli armatori prendessero personale straniero e quindi a discapito dei torresi che di solito hanno sempre navigato. Da molto tempo c'è questa crisi economica, poi si è aggiunta anche questo fatto della pandemia, quindi siamo proprio, speriamo che abbiamo toccato il fondo con questo, speriamo che si risolvano presto questi problemi. Alla fine il governo è stato rifatto e la speranza è quella che risolvono tutti i problemi di tutti i giovani e per quelli che hanno bisogno. Secondo lei quali sono stati i settori maggiormente colpiti da questa pandemia qui a Torre del Greco? Io penso che a Torre del Greco i commercianti, il settore marittimo, perché Torre del Greco, l'economia di Torre del Greco è basata sull'economia sul mare e quindi hanno accusato molto questa crisi.
a Natale penso molta gente hanno fatto un brutto Natale, sul tavolo non hanno messo niente da mangiare, i bambini non hanno potuto avere quelle che hanno avuto altri bambini, quindi se proprio io a Natale in quei giorni là ho pensato proprio a questa gente qua, io che sto mangiando qua ma altra gente ce l'hanno, questi bambini hanno avuto i doni di Natale ma altri bambini ce l'hanno queste cose, quindi l'amministrazione di Torre del Greco queste cose qua si dovrebbe fare a carico, dovrebbe far presente questa situazione al governo Torre del Greco come sta situata. La crisi è questa, non è quella che noi ci giriamo intorno, guardiamo, i magazzini sono vuoti, perché i magazzini sono vuoti, perché tutto questo è una ruota che gira, l'operaio non lavora, marittimo non lavorano, ma non si possono fare, cioè non entrano nei magazzini perché soldi non ce ne sono. È una crisi economica non torrese, è una crisi economica nazionale mi pare. Torre del Greco magari ha problemi aggiuntivi dovuti a fenomeni che conosciamo da qualche anno, però certo la crisi economica purtroppo è dovuta anche a questa instabilità di governo sia comunale in questo momento che nazionale, e quindi è una giusta, è un giusto, come dire, riflesso. Secondo lei quali sono stati i settori maggiormente colpiti qui a Torre del Greco? Presumo che i commercianti stiano davvero soffrendo. Commercianti, come dire, ritengo anche ristorazione, turismo, tra virgolette, è totalmente allo sbando, e anche, non sottovaluterei, anche i centri sportivi, palestre, fitness, piscine, che dal 26 ottobre, lo so perché sono interessato anche, sono chiusi, con piccolissimi ristori, e ad oggi aprirebbero il 6 marzo, quindi sono 6 mesi di chiusura che con palestre che hanno costi fissi di dipendenti, tasse eccetera eccetera, e questa è la situazione. Capisco l'euro nazionale, capisco la pandemia, però ci sarebbe molto da ragionare, diciamo così. Il Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Napoli ha eseguito tra le regioni Campania, Lazio, Molise e Lombardia un decreto di sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente di beni del valore di circa 16 milioni di euro. La misura cautelare patrimoniale è stata adottata dal GIP del Tribunale di Napoli a termine di una complessa attività investigativa nel settore del commercio di prodotti tecnologici ed informatici che ha portato al sequestro di disponibilità finanziarie presenti su conti correnti, beni immobili, automezzi, quote e partecipazioni societarie considerati profitto illecito della frode fiscale. Gli accertamenti hanno documentato l'esistenza di un sodalizio criminale che ha ideato una complessa frode nel settore della compravendita di prodotti informatici ed elettronici mediante la creazione e l'interposizione fittizia di svariati soggetti economici, finalizzata all'evasione dell'imposta sul valore aggiunto nazionale e comunitaria, secondo il notorio meccanismo delle frodi carosello. Complessivamente sono stati denunciati 19 soggetti responsabili dei reati di associazione per delinquere finalizzata all'emissione e all'utilizzo di fatture per operazioni inesistenti ed omessa dichiarazione. 16 le società che hanno preso parte alla maxi evasione fiscale, avente come protagonisti indiscussi un imprenditore e un commercialista partenopei, che risultano aver creato dal 2015 al 2018 un giro di fatture per operazioni inesistenti in emissione ed utilizzo per un ammontare superiore ai 200 milioni di euro. Infine, dalle indagini è emerso come il libero professionista promotore della frode carosello si dedicasse anche alle indebite compensazioni di crediti inesistenti che ammontavano a circa 500.000 di euro e venivano effettuate attraverso modelli di pagamento F24 presentati direttamente in banca oppure utilizzando i servizi di home banking. Sono 18 le nuove guarigioni registrate ieri a Torre del Greco. Certificati anche 30 casi di positività al Covid-19, tutti posti in isolamento domiciliare. Comunicato un decesso, si tratta di un cittadino classe 1940. Muta dunque il bilancio dei contagi da Covid-19 nella città. Sono 29 i soggetti ospedalizzati, 307 posti in isolamento domiciliare, 2550 guariti e 83 deceduti. A Torre Annunziata sono 36 nuovi casi di contagio da Covid-19 certificati ieri. Al contempo si registrano anche 24 guarigioni. Sale a 355 il numero di cittadini attualmente positivi, 345 posti in isolamento domiciliare e 10 ricoverati. Sale a 1824 il numero delle persone che hanno contratto il coronavirus a Torre Annunziata dall'inizio dell'emergenza sanitaria, di cui 1438 guarite e 31 decedute.
Le elementari tornano tutte a scuola in Campania. Il TAR si è pronunciato sull'ordinanza relativa all'attività scolastica nella regione Campania, stabilendo l'adeguamento alle disposizioni nazionali per quanto riguarda la scuola primaria. All'attività didattica in presenza fino alla terza classe elementare si aggiungono, a partire da oggi, dopo la decisione del TAR, anche la quarta e la quinta. Riguardo alla scuola secondaria di primo grado, invece, rimangono in vigore le disposizioni regionali. Pertanto, le attività in presenza restano sospese fino al 23 gennaio. Per la secondaria di secondo grado si deciderà, come previsto nell'ordinanza regionale, dopo il 23 gennaio, alla luce delle verifiche dell'unità di crisi. Sarà consentito ai sindaci e alle autorità sanitarie locali di assumere decisioni connesse ai contesti locali. Siamo la regione che ha avuto il primato della vergogna, siamo stati gli ultimi a riaprire le scuole, i primi a chiuderle. Condivido la decisione del TAR, così ha commentato il sindaco di Napoli Luigi De Magistris, che ne ha approfittato per attaccare ancora una volta il governatore De Luca. Finalmente è arrivata una decisione, ha aggiunto, che fa comprendere che non esiste un uomo solo al comando e che soprattutto esiste la Costituzione. Grazie per la cortese attenzione. Per info e segnalazioni potete contattarci alla mail redazione@tvcity.it o al numero di telefono 340 6561 484. Con questo è veramente tutto. Io vi do l'appuntamento a domani con nuovi servizi.